Non ce la faccio più, non ce la faccio più, gemette Rantia a bassa voce. Ti prego, resisti, le bisbigliò Jolosin. Resisti, Rantia. Se uno di noi abbandona il cerchio, la cerimonia si interrompe. Lo devo al mio mentore e tutti noi lo dobbiamo alla terra nascosta. Nudin cominciò a parlare in maniera diversa. Il suo gracchiare si trasformò in un acuto mormorio che non assomigliava più alla voce del mago. Un attimo dopo, adottò un tono basso e cupo che vibrò nel ventre degli apprendisti. Nemmeno i più esperti ricordavano di aver mai udito qualcosa di simile. E tuttavia funzionò. Emanando un luccichio verde scuro, i frammenti di malachite si sollevarono a 3 passi dal pavimento e fluttuarono liberi nella stanza, formando una sorta di disco. Persino le schegge conficcate nel cadavere di Myra, la guardiana, si fecero strada nella carne putrefatta e ne uscirono con un lieve schiocco. Guarda, guarda, Rantia! Jolosin strinse la mano di Rantia. Ce l'abbiamo quasi fatta! Ce l'abbiamo quasi fatta! Il sapiente continuò a svolgere il ruolo di portavoce. Gli studenti ripetevano le sue formule finché quest'ultime all'improvviso divennero incomprensibili. Nudin farfugliava parole apparentemente senza senso e i suoi aiutanti non riuscivano più a seguirlo. Il rituale rischiava di fallire così. I pezzetti di pietra si unirono a formare una luminosa lastra rotonda del diametro di 10 passi, che prese a ruotare intorno al proprio asse. Ma è così che deve essere? Chiese Jolosin a Rantia. Non ho mai partecipato a una cerimonia simile. Ma la giovane non rispose. I movimenti divennero rapidissimi. Più la malachite guadagnava velocità, più i frammenti apparivano compatti. E alla fine si addensarono in un grosso cristallo. Jolosin, il sapiente sa bene quello che fa, ansimò Rantia prima di ammutolire come tutti gli altri. Il silenzio aveva un che di solenne. 180 persone erano in piedi intorno alla pietra scintillante, cui la volontà di Nudin aveva dato una nuova forma. Alcuni studenti tirarono un sospiro di sollievo, godendosi lo spettacolo maestoso davanti ai loro occhi. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti! Esultò Jolosin. E tentò di liberare le dita da quelle di Nudin per abbracciare un pochino Rantia. Ma il mago aveva una stretta d'acciaio. E in quel momento la bocca del sapiente si aprì per pronunciare un'unica parola sconosciuta e una scheggia si staccò dalle altre e volò come un proiettile nel petto di Jolosin, senza che gli altri se ne avvedessero. Che cosa? L'apprendista emise un gemito. Avrebbe voluto lasciare la mano dello stregone per toccare il punto in cui era penetrato il pezzo di malachite. Quando il frammento aguzzo si conficcò nella carne, avvertì il sangue che colava dalla ferita e gli scorreva sul ventre. Ma le dita fredde e appiccicose non lo lasciavano. Venerabile mago! Venerabile mago! Balbettò tra le fitte di dolore. Venerabile, sono ferito! Sono ferito! La pietra mi ha attaccato! Ah. Nudin gittò
girò il viso molle e tumefatto nella sua direzione. Le sue pupille gli si dilatarono fino quasi a invadere tutte le iridi, per poi ricomporsi in un torbido velo argenteo. Lo so, giovanotto, non ne posso fare a meno. Mi serve la tua magia. Gli strinse la mano con fare incoraggiante. Presto, presto smetterai di soffrire. E il sapiente abbassò le palpebre. Un altro minuscolo pezzetto di malachite volò attraverso la sala e colpì Rantia. Le schegge sfrecciarono qua e là sempre più velocemente. E solo quando metà degli apprendisti fu caduta vittima degli attacchi, gli altri si accorsero di ciò che stava accadendo e supplicarono Nudin di fare qualcosa. Restate dove siete! Restate dove siete! Oppure volete rovinare tutto quanto? E continuò a rimanere immobile con gli occhi chiusi. Coloro che erano ancora indenni non fecero caso alle sue parole. Volevano lasciare il cerchio e mettersi al riparo prima di riportare ferite mortali. Ma non ci riuscirono. Si accorsero con raccapriccio di avere le mani incollate a quelle dei vicini. E poco dopo furono colpiti a loro volta dai frammenti. La malachite sprigionava raggi verdi scuro che lambivano gioiosi i corpi dei giovani e scivolavano dentro di loro attraverso gli squarci provocati dai frantumi. Nudin aprì gli occhi, in cui brillava una luce folle. Sbottonatosi la veste all'altezza del petto, urlò una seconda parola. Una scheggia di cristallo, lunga quanto un dito, percorse uno dei raggi scintillanti per conficcarsi nel suo corpo. Il raggio si dilatò aumentando di diametro, pulsò e guizzò, mentre i fasci di energia verde scuro che legavano gli studenti alla malachite si indebolivano, per poi spegnersi di colpo. «Ecco fatto! Finito!» Nudin lanciò un urlo di trionfo, forte e disumano, e quindi rise soddisfatto. «Ho finito! Ho finito! E adesso posso gettare la maschera e tornare a essere Noddon il Duplice!» Gli apprendisti si accasciarono sul pavimento. Jolosin e Rantia non riuscivano a parlare, come tutti gli altri. La pietra li aveva privati di ogni forza e della loro magia. Gli studenti di fibra meno robusta furono i primi a morire. I loro cuori smisero di battere e la respirazione cessò. Jolosin e Rantia e solo pochi altri riuscirono a mobilitare le loro ultime riserve e a strisciare verso l'uscita per sfuggire a Nudin. Il mago allungò le dita appuntite per afferrare la scheggia conficcata nel suo petto. Estrasse il frammento insanguinato per poi esaminarlo con cura e infine se lo rinfilò di nuovo nella carne. Quindi si avvicinò alla lastra di malachite. «Brava, hai fatto il tuo dovere, e ora sparisci!» E appena toccò il cristallo fluttuante con l'onice, il disco ricadde per terra, andando nuovamente in mille pezzi. «Ah, ma ora non fermarti, passa all'incantesimo successivo!» Noddon si accostò al sacco con gli oggetti, lo tirò a sé e si affrettò verso l'uscita. Scavalcò tre studenti
e li uccise conficcando loro la punta del bastone nella schiena. Il bianco del bastone d'acero si tinse di rosso. Sulla soglia si girò ancora una volta. I suoi occhi perlustrarono il locale in cui il fetore della decomposizione si sarebbe intensificato ben presto. L'idea non lo infastidiva. Non aveva più alcun motivo per tornare nella sala del rituale, perché ormai aveva quasi realizzato il suo piano. E in quel momento notò Giolosin Erantia. Sfondò il cranio del giovane con una bastonata brutale e violenta. Poi spinse la ragazza dalla soglia all'interno della stanza con lo stivale. Rantia si girò sulla schiena e tra le lacrime cercò di pronunciare una formula di autoguarigione, ma l'incantesimo fallì. Accovacciatosi, Nodonna le accarezzò con delicatezza i lunghi capelli castani. La conosceva molto bene e la considerava una delle sue studentesse più brillanti. Forse proprio lei si sarebbe fatta strada fino a succedergli al comando dell'Ios Nudin, ma non avrebbe mai aderito ai suoi progetti. Vedi, Rantia, l'incantesimo non ti riesce perché hai la scheggia di cristallo dentro di te. E ora sei vuota ed esausta, spiegò con calma. Morirai. Morirai come tutti gli altri, Rantia. Con gli occhi colmi di disprezzo, la donna guardò il mago che conosceva o credeva di conoscere ormai da molti, molti cicli. No, donna, distolse lo sguardo, ma la vista della moribonda lo aveva riempito di mestizia. Mi dispiace di aver dovuto spezzare tante vite per impadronirmi delle loro forze. Si scusò, ma d'altronde non avreste mai approvato i miei piani. Proprio come i vostri mentori. Mi era rimasta soltanto questa strada da percorrere, che non ho certo imboccato con leggerezza. Il destino ha preteso che agissi così. Bisogna proteggere la terra nascosta da catastrofi peggiori, disse, rispondendo alla domanda muta di Rantia. Non esistono catastrofi peggiori del terrore che viene dal nord, replicò lei stremata. Traditore, traditore, gli dèi ti puniranno. Nudin la fissò con aria meditabonda. Può darsi, ribatté con lentezza. Accetterò l'ira degli dèi se in cambio posso salvare gli uomini. Si alzò e a un suo cenno i giganteschi battenti si spalancarono. E potrò farlo ora, con l'aiuto di alcuni prescelti e della terra estinta. Sei un pazzo, sei un pazzo! Sussurrò Rantia. E i suoi occhi si spensero. Il corpo giacque abbandonato, il capo le ricadde all'indietro e si girò lentamente di lato. No, no, protestò Nudin abbattuto. Nessuno mi capisce, ma ero stato avvisato che... Poi si voltò all'improvviso e percorse il palazzo a passo spedito per raggiungere la volta sotterranea. Le porte della sala in cui i più grandi esperti di magia avevano trovato la loro ultima dimora
si richiusero con un rumore sordo. Noddon il duplice scese di corsa gli scalini e raggiunse la zona in cui avvertiva con maggiore intensità il flusso magico che attraversava il suo paese. Ilios Nudin si trovava al centro delle energie che si irradiavano verso gli altri 5 regni incantati. Presto le cose sarebbero cambiate. Aveva sconfitto i maghi e i loro migliori studenti, ma doveva occuparsi anche degli apprendisti che occupavano i gradini inferiori della scala degli eruditi. Non potendo fermare il flusso magico, aveva in mente un nuovo stratagemma per sottrarre agli allievi di livello più basso lo scarso potere che possedevano. Ma prima devo sbrigare una faccenda altrettanto importante. Dopo aver rimosso la striscia di cuoio verde, aprì il sacco e lo capovolse, rovesciandone il contenuto sul pavimento. Una clessidra si frantumò sul marmo, seguita da una pergamena e da due amuleti che anche loro andarono in 1000 pezzi. Noddon fissò gli oggetti con rabbia. «Non sono i miei! Non sono i miei!» La punta del bastone rovistò tra la sabbia della clessidra. «Maledizione, maledizione!» Si costrinse con difficoltà a mantenere la calma. Poteva sempre ordinare ai mezz'orchi di andare a prendere i suoi averi nella galleria di Lothionan. Concentrandosi, lo stregone sfruttò le sue capacità per cercare mentalmente il campo magico. E quando si accorse di aver trovato un contatto, recitò la formula che la terra estinta gli aveva insegnato e liberò le energie sottratte di tutti gli apprendisti.